Golden Boys e Legno Team hanno 6 lunghezze di differenza. I Golden sono a 9 punti, Legno Team a 3. Under League, settimana 6 della 19esima edizione dello Sbordone League. Dopo la vittoria della New Team sugli Internavas sul campo D, la New Team vola a 15 punti, imbattute tutte vittorie. Riposano in tanti questo pomeriggio perché 31, c'è una giornata di festa perché Halloween, quindi tanti sbordoneani ovviamente sono fuori, sono partiti, weekend, è andato a ballare ieri, è svenuto oggi. E allora giocano Legno Team, Legno Team Golden Boys dopo il primo match su questo campo, B4, è stato in Maior, il 2-1 dell'Ova Gioia sul Mare Anella. E allora i Golden, che vogliono mantenere la scia della New Team, vogliono mantenere una delle prime quattro posizioni in questo momento, sono alla pari di punti con Red Bull Bragantino e dell'SNG con gli LSNG, che hanno una partita in meno giocata, 4 a differenza di Golden Boys e Red Bull, che invece hanno 5 appuntamenti giocati. Così come oggi la New Team del Moselito, che oggi veste i guanti, porta la formazione maglia bianca, che gioca con Balletta al centro, a destra De Simone, a sinistra dovrebbe essere, no, Mingione gioca al centrocampo. Centrocampo che poi c'è Annunziata, che fa praticamente il centrale, Lucci mezzo sinistro. Continua a dire che è un difensore Lucci, ma invece Malucci gioca al centrocampo. Perché dice il difensore in avanti Leonello? A disposizione nessuno. Balletta. Sta qua. Scusate, l'arbitro. Ecco l'Annunziata che prova col sinistro Murato, poi col sinistro anche Leonello, Murato da... anzi era Lucci, Murato da Leonello e Vitolo. I Golden, stavola in porta, al centro c'è Lucci, Alessandro, a destra Vitolo, a sinistra Amato, centrocampo a 3 con vertice basso, Tortora, le mezzali Macca e Di Napoli, avanti Gallotti oppure Di Napoli falso 9. Gallotti mezzala, no, oggi è Gallotti che fa il falso 9. Dale Santiago, sì, che coprudente, a disposizione di Golden. Rimessa. Palla per Di Napoli. Moselli, due tempi. C'è Cristian Nicolò, terzo a sinistra della difesa 3 della formazione maglia bianca di Legno Team. Leonello dentro, rimpallo con Amato, fondo. Si va con le mani, palla dietro, occhio a Nicolò che la perde un attimo, per Balletta esce bene, poi contrasto, Tortola. Il mio team, che l'ultimo appuntamento ha disputato una buona, un momento di partita contro gli LSNG, che poi hanno vinto anche contro la New Team, più o meno stessa partita, bene a sprazzi, poi però subisce troppi gol questa squadra. Con gli LSNG un paio di rigori, intanto qua c'è una deviazione, un paio di rigori contro gli LSNG, mentre contro la New Team è stata una partita rocambolesca, piena di spazio a un certo punto. Qui c'è una conclusione di Nicolò che pesca la porta, stavolo. Allora questo match giusto prima del derby tra Napoli e Salernitana, poi ci sarà la pausa come ormai tutte le domeniche, per il Napoli alle ore 18 di domenica si riprenderà con appuntamenti delle 20:30 e delle 21:30, saranno solo due match questa sera, poi l'Elite e la Maior praticamente in vacanza. Qua Mosella braccia il pallone, Annunziata smista per Leonello, arriva in sovrapposizione De Simone, bravo, chiude Lucci, rimessa al Legno Team, che sembrano in palla in questo pomeriggio, molto organizzati direi, stanno giocando in maniera molto stretta e ordinata. Qui Lucci, poi la conclusione alta di De Simone. Però sono singole,
Sport è la dai Tortora che riesce a mettere il corpo avanti, fa andare col destro, curato da Balletta. Poi Leonello pallone di Amato, punizione. Ha già battuto il legno team mentre la scivolata di Vitolo. Poi Leonello prova a trattenerlo un po', se lo abbraccia, lo porta giù, punizione. C'ha la 10 sulle spalle questo pomeriggio di Napoli, a differenza della scorsa domenica contro l'Inter Navas, dove le magliette in maglia, magliette viola bazzicavano tra un golden e un altro. Vediamo Totò, prova giro, che esce! E poi la ginocchiata di Gallotti a quel pallone, con una traiettoria stranissima sul primo palo, battuto Mosella, 1-0. Si sono dimenticati di Gallotti però il legno team, 1-0. Si sblocca il parziale, vantaggio Golden Boys con Gallotti sulla traiettoria di Napoli, che l'ha pescato proprio sul palo lungo, dimenticato da tutti. È arrivato anche Simone Diana per il legno team, sulla carta è lui il capitano, assente nell'ultima partita, espulso in quella precedente. Non un grande inizio esaltante per Diana, punizione. Ingione. Morbide in avanti. Lunga per Leonello. Vitolo, messo in movimento alla rimessa laterale, battuta a destra, Gallotti sbatte l'avversario. Che è successo? Macca in porta, deviato, rimessa. 1-2 qua. Macca in mezzo. Tortora lì in mezzo. Buona la sterzata. O palla prudente che mette in movimento Gallotti. Destro, Mosella. Poi prova Amato al volo, fondo. Sbaglia la rimessa Macca. Sbaglia la rimessa clamorosamente anche il giocatore del legno team. Occhio perché fa scuola al messicano lì ora. Incredibile, due consecutive. Allora Macca con le mani, Gallotti il petto, colpo di testa a uscire di Niccolò. Leonello prova ad allungarsi a sinistra, sbarra la strada Tortora. Macca affonda un po', poi va da Gallotti. Palla imprecisa per Prudente, annunziata, si gira. Balletta, tocco qua, De Simone. Centrale errato, Lucci mette piede, l'altro Lucci, il sinistro. Arriva ancora Kevin. Lascia l'incarico a De Simone. Porta male anche questa, sbaglia. Gallotti evita il contatto, poi palla prudente, Balletta chiude e mette fuori. Un poco lì in mezzo dice Annunziata, allora Amato con le mani dietro per tutto. Ritorno, rimessa per De Simone, va da Leonello, piedone di Lucci, palla che torna alle parti del Moselito. Si va con le mani, con la testa di Lucci, la palla è alta, molto alta. Gallotti cerca Prudente, Balletta recupera, conquista la rimessa. Lucci per De Simone, palla verso Annunziata, controlla col mancino, fallo. Calcio Annunziata, due in barriera, che si dà Stavola. Si avvicina anche Lucci, Annunziata, corta, Lucci sinistro, palla in rete, pareggiano i ragazzi del legno team col mancino di Kevin Lucci. Prudente col sinistro, colpito in pieno Leonello, rimessa. Mani di Amato, corta per Prudente, 1-2, poi triangolo per Di Napoli, dentro ancora per Dale Santiago, Murato, metto in piede Amato. Scivolata di Lucci, Tortora, mezzo al traffico, prova ad allargare con un pallonetto, Gallotti mette giù. Buono il numero e il destro, fuori, uno dopo. Sì. Annunziata libera! Il mancino vola Stavola, palla sul fondo. E azione legno team ora che sta salendo. Leonello. Centrale per Annunziata. Buono il dribbling. E
è tutto sinistro, Annunziata. Ha cercato Leonello al limite dell'area, la tocca Lucci, sta arrivando da nulla da dietro Niccolò, che però si accontenta della rimessa, che batte per Leonello, allontana Tortora. Valletta spedisce una cannonata lunga per tutti. Gira il pallone in legno con Balletta, che prova a salire un po', dà il pallone a Mingione, che lo tocca di prima Annunziata, che cerca col destro un compagno, bello il triangolo di Simone, non trova però lì in mezzo qualcuno dei suoi. Prudente invece trova Di Napoli in mezzo, pallone in avanti, che si spegne tra le mani di Mosella, che allarga Niccolò. Balletta dentro, male, Amato recupera, poi Prudente cerca di osservare la porta, poi allarga Di Napoli, tocco dentro di prima verso Macca, che sopraggiunge, rovesciata all'indietro, troppo dietro. Niccolò, Balletta, piattone verso Di Simone, sale un po', poi cerca il pallone verso Annunziata, che col mancino disegna per Leonello di testa, fuori di nulla. Amato cerca Prudente, controlla su Balletta, poi alza Lucci, salta Mingione lì in mezzo, arriva ancora Prudente, c'è un contatto di Lucci, si continua perché il possesso è ancora viola, con Di Napoli che la nasconde per un attimo, Balletta la alimenta in avanti, Amato la fa rimbalzare qua, poi timido questo passaggio verso Tortora, ha messo un po' in difficoltà, lo pressa Leonello, Tortora fa il giro e allarga a Macca, centrale a Di Napoli. C'è bene Lucci senza fallo, che fallo! Allora, calcio di punizione, si è sentito comunque il contatto su questo contrasto. Allora, punizione da qua, Mosella però piazzato non bene, lato barriera, occhio a Di Napoli che prende la porta. Mosella sulla traiettoria, smanaccio. Era fuori, dici? Morbida Tortora, salta Lucci, Annunziata, mette giù, buttato Gallotti, va sul sinistro, palla che taglia un po' il campo, Lucci devia, Macca la prende, la porta a Prudente, Tortora ora, Macca, Prudente, Di Napoli, si allunga però il pallone, Leonello lo ruba. Primo tempo termina in questo momento qua, siamo 1-1 tra Golden Boys e Legno Team. Vediamo, finisce il break, comincia la ripresa. E allora 1-1 il risultato, pareggiato la formazione del Legno Team al gol di Gallotti d'inizio match con Lucci. Tortora prova un missile fuori. Sale Di Simone, la dà a Balletta. Niccolò. Balletta, piattone, non deviato, fondo. Macca. Gallotti. Viene incontro di Napoli, va lungo da Amato. Palla per Prudente, piattone, tocco d'esterno per Di Napoli, controllo, tiro, fuori di nulla. Lucci, Macca, palla a Tortora lì, prova in porta Mosella in due tempi. Risponde presente Moselito, che insegue Prudente nella classifica cannonieri, non ha segnato quest'oggi, così come Peppe Esposito, inseguono Prudente che in testa i cannonieri dell'Under League, ma anche tra i pali non male a questo punto. Moselito che è uno stato di forma spaziale, direi la miglior stagione sua, e per adesso degli ex mastacchioni diventati New Team e comandano questa Lega qua, sono pronti
a dare spettacolo anche alle fasi finali, perché ormai ci siamo, 15 punti raccolti e quasi matematicamente in zona Champions i ragazzi della New Team. Gallotti spara, un cross di Simone Lungolinia, annunziata la sposta, Leonello sul mancino, quattro uomini addosso, c'è anche Lucci in zona, maltrattato, punizione. Leonello, il vecchio saggio del Legno Team a questo punto, Leonello. Col mancino, prova, alta. Macca. Tutto la per Vitolo. Poi Gallotti. Prova in porta Gallotti fuori. Di Simone no, Nicolò, balletta, pressato, deviazione, palla per Cristian, con le mani, Leonello, 1-2, via un po', palla avanti, male, c'è nessuno. Di Napoli prova in porta dopo essersi liberato dell'uomo con un fallo, però ha tirato. Balletta. Palla dentro, Di Napoli controlla su De Simone, poi la rimessa è De Golden. Dale Santiago per Di Napoli, colpo di tacco a Tortola che prova a liberarsi della marcatura di Leonello, poi cade però, non c'è fallo. Allora Kevin Lucci sulla sfera col mancino, la porta un po' su, salta al primo, la tocca verso Annunziata, Lucci in estirata, mi ammazza il pallone di nuovo, palla persa, ce ne rimangono due, poi quando sono finiti quattro palloni su il campo B4 ci facciamo le risate perché giochiamo con le scarpette vostre. Col tacco di Simone parte un cross di De Simone, il tacco era di Annunziata, ogni tanto riscambio. Qui Lucci, Alessandro e Macca, sbaglia, ok, ho questo pallone lì in mezzo, perso. Gallotti, spostata in avanti, forte. Recupera Annunziata che la dà Leonello che va forte sul primo e batte stavola da uno Legno Team. Su un possesso perso in uscita dal fondo dai Golden Boys. 2-1 a sorpresa, vantaggio Legno Team. È stato Macca a dare il pallone alla formazione maglia bianca, quindi nel possesso perso. Occhio al parziale. Vitolo, ancora lui in avanti, rimessa laterale per i gol. Lucci, Macca, prudente, tocca Di Napoli, 1-2, balletta mette il piede, poi c'è fallo su di lui. Palla lunga verso Annunziata che ha un buon controllo, esce dall'area di rigore, ancora con la sola alla porta, porta a spasso Gallotti, tocco corto, De Simone sopraggiunge, va col tunnel, però si allunga troppo la sfera, poi la maglia di Lucci viene tirata, prova il faccia a faccia Lucci, occhio che rischia il giallo, prudente, servito da Di Napoli, sinistro, deviazione, allontana Niccolò, Macca col mancino, Lucci di testa, Annunziata in qualche modo, Macca mette il corpo, poi c'è fallo di Annunziata, si continua, Gallotti, Di Napoli, Gallotti, la perde De Simone, la ruba, si butta avanti De Simone, intervento scivolata sul pallone di Lucci, poi si rialza Vitolo, ma c'è l'altro giocatore del Legno Team su questo pallone, scivolata di Tortola, rimessa. Palla dentro, Lucci petto e sinistro in avanti, meteorite altissimo, balletta e prudente, parte Di Napoli. Balletta in qualche modo recupera, Di Napoli rimane sempre sul pallone.
un po' di sola, poi va da Tortora, hai detto ora si sta alzando non poco. Di Napoli, Tortora ancora, un po' di spazio! Mosel! Palletta corta, Niccolò! Ancora balletta, c'è impressione di Napoli, si libera uno spazio lì in mezzo per Leonello, che la tocca a De Simone, finta il passaggio, prudente rimessa, si andrà con le mani, forte per Annunziata che mette giù quel cross di De Simone, deviazione, Stavola raccoglie, parte Vitolo, parte anche prudente, Stavola va corto, eccolo qua, Vitolo, sinistro per Macca, prudente, taglia il campo, sinistro che batte Mosella, fa 2-2. Dale Santiago rimette i suoi in carreggiata, allunga il suo score nella classifica marcatori, allunga proprio sul Moselito il portiere avversario quest'oggi, occhio, batte Leonello per Balletta, 2-2, nuovamente in parità Golden Boys e Legno Team, caccia della zona Champions dell'Under League, entrambe le squadre, palla alta di Leonello, colpo di testa di Gallotti, poi di Napoli, in colla mette per Prudente che palleggia, ancora, mette giù, saltato Lucci, poi rimpallo su di lui, rimessa di Balletta. Ma la stessa posizione prima, ci vuole. Vediamo un po', Annunziata, solo due in barriera, chiesi da Mirko, vediamo, sinistro alto. Amato, la porta di Napoli numero, poi scontro, rimpallo, Macca, la trova. Trivella verso di Napoli, è corta però, Lucci palleggia, poi Roberto prova ad allungarsi, scivolata di Vitolo che arpiona la sfera come un pescatore di totani. Poi calcio su Prudente e poi passa Leonello, poi scivolata anche di Gallotti, le due squadre non si tirano di piedi, qua però Roberto mette fuori. Ancora Mingione che la pizzica, Vitolo, Gallotti, va giù, punizione. 1-2 Gallotti di Napoli, poi la palla che arriva a Prudente, l'inserimento di Napoli e poi il sinistro fuori. Era passato di Napoli a un certo punto in uno spazio breve, stretto. Così la lunga, Amato di Muso, testa di Macca, con Niccolò contro Prudente, Balletta la spinge in avanti, ancora Balletta che arpiona, 2-3 volte la sfera, finta, dentro, lunga. Macca. Di Napoli, Amato. Prova un attimo a controllare il ritmo la formazione maglia viola. Palla nella corsa per Vitolo che crossa, smanaccia Mosella. Gran cross di Vitolo in stirada, era diventato poi un tiro. Di Napoli sulla linea la perde, Annunziata la porta su, poi 1-2 con Leonello. Ancora Annunziata che punta Lucci che riesce a rubare la sfera e partire. Sale Lucci e poi torna dietro a Vitolo. Ancora di là per Amato, Gallotti arriva a destro, murato da Mingione, esce Gallotti, allora attacco di Napoli al contrario, Annunziata nello stretto, di Napoli recupera. Ok, Mirko, andiamo più là. Vale, ancora. Sale Amato, libera Prudente, calcione di De Simone, si è sentito da... fino al vomero, calcione, punizione. Matteo! C'è Di Napoli, su questo punto di battuta, a destro sempre sul secondo per Macca, chiama lo schema, Mosella, smanaccia, poi allontana Niccolò. Ale, falla. Duello uno contro uno, c'è fallo sul portiere. Di Napoli liberato stavolta da un giocatore in maglia bianca, Balletta mette un piede, poi la palla per Mingione, prova a distendersi con questa trivela in area di rigore. Mirko Stavola che la blocca, si riparte già con Vitolo, sbaglia, ma che era già su. Lucci, Tortora gira il pallone da questo lato, c'è Prudente che anticipa Amato,
Poi tocco centrale per Di Napoli. Dentro per Tortora. Finta sinistro. Sempre 2 a 2. Stava dietro per Balletta. Di Simone. Sale un po'. Lungo linea. Amato Arpiona. Mette fuori. Rimessa per la squadra in maglia bianca. Dentro per Mingione. Spizzata. Stavo. E poi Macca. Cerca Prudente lì in mezzo, che salta Lucci. Scappa sul mancino Prudente, scappa anche da De Simone. Stavolta non l'ha deviata, la rimessa in maglia viola, batte Amato. Sale anche Macca, Amato non sa chi darla, va dentro nell'aria, Balletta. Destro di Tortora, salvataggio di De Simone, anzi di Niccolò. Batte Tortora. Morbida, Lucci allontana. Vitolo, controllo, non tira. Poi c'è però un fallo prima. Giallo per Lucci. Sì, fischiato quella gamba un po' pericolosa di Leonello. Che intervento ha dovuto un po' la karate. Allora punizione in due, Vitolo Prudente. Quattro uomini in barriera. Uscirà De Simone, c'è il tocco, c'è il sinistro fuori. Ventesimo della ripresa. 5 alla fine, 2 a 2 risultato. Si stanno schiantando da sole, Golden Boys e Legno Team, 2-2 risultato. Forse inizia a scendere qualche goccia di pioggia sui Kennedy, vediamo se riusciamo a completare questo match senza bagnarci. Si lava le mani, Mingione, la porta fuori. Si lava le mani, allontana via di Simone, rimessa laterale. Palla per Tortora, controlla il rimbalzo del pallone, poi lo allarga verso Macca che la mette dentro sul secondo, c'era tutto solo Prudente. Balletta Arpione rinvia, palla profonda verso nessuno. Vitolo su, per Di Napoli che la viene a prendere, punta due avversari, fa 1-2 che non si completa con Prudente. Amato, lotta, Lucci, rimpallo, fondo. Macca. Morbida. Testa di Niccolò. Annunziata, controlla. Sinistro sul fondo. C'è deviazione. Calcio d'angolo per il Legno Team. Sale Niccolò. Sale Mingione, che è tutto solo sul secondo. Annunziata lo guarda. Prova a servirlo. Colpo di testa di Niccolò, che non trova la porta. Poi la trova in campo Mingione. E poi Dale Santiago in contropiede, parte lui, sterzata improvvisa, sinistro all'altro lato, Di Napoli, col destro alto. Niccolò deviazione di Prudente, poi Mingione non la trova, poi sì, poi due piedi. E poi Vitolo che sale, tunnel all'avversario, rimpallo, rimessa viola. Palla per Prudente, che punta Niccolò. Punta un altro sinistro, Balletta, Lucci, rimpalli multipli, Leonello, piede perno, si gira, se ne va, c'è punizione. Già battuto. Chiama la distanza Balletta, c'è il fischio dell'arbitro, può battere. Fa Stefano Balletta lungo per tutti. Occhio perché mancano secondi, Due minuti? Uno per recupero. Occhio, il tempo stringe. Il risultato non cambia. E allora Prudente prova ancora a scappare via. Stavolta ci fanno. Vitolo. Tre uomini in barriera per il Moselito. Parte alle Vitolo, prova sotto. Deviazione, angolo. Siamo nel recupero. Come fa a essere anche questo? È angolo. Ma stai scherzando, non siamo. Palla dentro per Di Napoli. Fondo. 120 secondi di recupero, chiamati al messicano. Per Golden Boys e Legno Team. Restiamo. Dentro.
destro di Mosella in avanti. Occhio a colpo di testa di Vitolo. Mingione lì in mezzo, mette giù. Lucci sbaglia. Le mani di Amato. Piedone di Mingione. La testa ancora di Enzo Amato. Lucci la perde, poi la ritrova, poi la porta su, poi cade Nunzio. Punizione. Battuto. Annunziata per saltare Amato. Rimessa Legno Team. Lucci la vuole in testa. Leonello vicino, servito a Leonello. Annunziata, cross. Si sono dimenticati di Nicolò che si calcia da solo sul braccio. Poi Vitolo prova a scappare via. Carica a testa bassa su questo pallone, poi scivola. Calcio d'angolo Golden. È riuscito a conquistare un campo intero Vitolo con questo sprint. Calcio d'angolo battuto, corto, prudente dentro da pin deviazione. Fondo, che occasione per i gol del gran finale. Con due occasioni da una parte e dall'altra, Mosella in avanti, Gallotti di testa, Di Napoli la mette giù, colpo di tacco, rimpallo deviazione, rimessa Legno Team, che dava un fallo Gallotti. Di Napoli per un pestone, gli ha levato la scarpa, autofermo. Di Simone con le mani, corta per Mingione. Si legano. Lucci contro Di Napoli. Lucci mette il corpo avanti. Fallo bianco. Fallo per Lucci, punizione. Legno Team. Probabilmente l'ultima palla nel box. Balletta. Alta per tutti, a questo punto triplice fischio, finisce 2-2, si dividono la posta. Golden Boys e Legno Team dopo la partita, equilibratissimo, forse troppo. E allora i volti di Golden Boys, Legno Team, una partita maschia, molto troppo, tanti molto spezzettata, però alla fine qualche azione ne è venuta anche fuori, vi dividete la posta, vi sbattete l'una parte con l'altra, alla fine ne esce un 2-2. Partiamo prima da De Simone, che è uno dei ragazzi d'oro di questa compagine, in mezzo a tanti giocatori che forse parlano un po' troppo sia tra di voi che con l'arbitro e con gli avversari, un po' di confusione a volte, qualche partita e qualche punto li state perdendo per mancanza di concentrazione effettiva nei 50 minuti da campo, ti trovi con me? Sì, è giusto, perdiamo molti punti soprattutto perché tra di noi ci sono molti disguidi, molte parole, un po' di troppo a volte, che non ci fanno concentrare al meglio durante la partita, infatti, come si è visto. Un punto che può diventare importante. Ci può servire, però possiamo fare ancora meglio. E allora, complimenti a De Simone, lo liberiamo, buona doccia. E andiamo da Lucci, oggi qualcosa si è un po' interrotto nel meccanismo Golden costruito fin qui. Ancora una volta i risultati sono un po' altalenanti, pareggiate contro una squadra che alterna prestazioni e risultati, non come voi siete un po' più continui, però forse oggi Golden dovevano vincerla questa partita. Sì, secondo me per quello che si è visto in campo, come potevamo vincerla noi, potevamo anche vincerla loro. Cioè, è stata una partita, come hai detto tu, maschia, che però forse anche esagerata. Avete creato poco perché poi Mosella lì non era un portiere di ruolo, eppure avete fatto solo due gol. Che è successo lì davanti oggi? Forse non lo so, proprio il fatto che non sia un portiere ci ha psicologicamente puntato, sì, un attimo ci ha puntato a tirare rilassato. Sempre andiamo mai piata porta. E allora continua la strada di Golden verso la Champions, noi liberiamo Lucci, lo salutiamo e facciamo un bocca al lupo. Ciao Alessandro.